Ciao a tutti ragazzi da Scoppia Hardware, sono Nicola ed oggi continuiamo con Amnesia The Dark Descent. Bene, eravamo rimasti qui nella cantina degli errori di Zio Paperone, dove, dopo aver raccolto del Laudano, una sostanza apparentemente più inutile delle mutande di Belen, stiamo proseguendo a raccogliere i veri e propri ingredienti che ci serviranno per entrare nella raffineria e quindi sciogliere il famoso Spider Maestro che ci impedisce l'accesso. Dunque, andiamo un attimino, sto finendo l'olio, ricarichiamo l'olio, ecco qua il famoso Laudano di cui vi parlavo, il contenitore della sostanza chimica che potevano benissimo scriverci il contenitore metallico, la torcia, vediamo un pochettino, va tutto bene, la testa sbatte, le mani tremano, Daniel è ancora scioccato perché l'ultima volta ha visto il mostro che lo voleva inculare. Bene, proseguiamo, qua cosa c'è? Un Kaiser, buonasera, salve, signore, no, mi hanno detto che c'avevate una tubatura che perdeva, allora mi sono gentilmente offerto di venire a riparare qua. Oddio mio. Ma po'. Io un attimino, sinceramente, un po' paura ce l'ho. Ma un po'. Non è la verità, è che mi cago il tosso. Ogni volta che penso di dover fare, di dover registrare un gameplay di questo video, mi cago in mano. Non ho messo nemmeno il timer. Perché, cioè, non mi va di fare gameplay di questo video. Non mi va. Perché li faccio? Perché? Cos'è sta cassa? Vabbè. Vi giuro che quando gioco a questo gioco ho tipo le pulsazioni a 2000. Salve. Si può? Signora! C'era quella tubatura che perdeva. Buongiorno. Buongiorno. Allora, aspetta. Noi eravamo entrati di là e siamo usciti di qua. Quindi, queste qui alla fine diciamo che erano delle stanze collegate. Io mi sono sempre di più. Cosa? No, è nel miraggio o Daniel ha parlato tipo da solo? Daniel, non è che ti sei portato dietro qualche funghetto nel castello? Perché sento delle urla. Io mi chiedo se. Oddio. Mi chiedo se veramente ha parlato Daniel. Quindi magari fatemelo sapere voi nei commenti, che ne so, perché la verità è, vi devo confessare una cosa un pochettino brutta. È che praticamente solfuro di arsenico. Ok, abbiamo trovato il primo ingrediente. Il piccolo chimico comincia con la nostra ricerca. Dicevo, la verità è che oggi, mentre mi avvicinavo al PC pensando di dover registrare Amnesia, è successo che cominciai a sentire una specie di musichetta del tipo profondo rosso. E la TV era spenta, era spento tutto e sentivo sta musica. Quindi probabilmente sto diventato deficiente più di quanto io non lo sia già, o sono gli effetti di Daniel che mi avrà passato qualche funghetto nel sonno, probabilmente, non lo so. Bene, andiamo avanti a cercare questi famosissimi ingredienti. Permesso? Si può? Che Oh! Ma perché? Io stavo guardando i maiali appesi nel tetto e qualcuno ha sbattuto con la testa nella porta. Qui c'è, vabbè, sarà il sangue dei maiali. Spero. Salve. No, è caduto un barile. Posso per nascondermi, fa vedere? Yeah. Mi preseleziono già i posti per nascondermi. Salve. Si può? Oh, cacchio. Cos'è sta roba qui per terra? Che schifo, fa anche il suono brutto quando ci mi si avvicina. Qua non c'è nulla. Tanto qua piano di sopra c'è qualcuno che cammina col tacco soprattutto. Sta diventando un po' tipo alla feticista sto gioco. Apriamo. Che ca! Flashback.
Cosa sta succedendo? È come se il mio petto stesse per scoppiare. No, che ci ha messo nel vino? Oh, gli uomini del capitano stavano lì a festeggiare, a drogarsi e li ha uccisi. Willem, fai qualcosa! Aiutami, help! Willem, help! Non usciremo vivi da qui. Ci siamo ubriacati. No, ah, ecco, si chiama Alexander, zio Paperone, il barone, e ha ucciso, da quello che abbiamo capito, gli uomini dello sceriffo. Per la serie, come levarsi dalla minchia gli uomini della legge. Ecco, vedi, avevo anche sbagliato come aperto il comodino, ma dentro c'è un'emerita ceppa di minchia. Ok, proseguiamo. Un esconacciarino. Questo castello è pieno di schiacciarini. Una sedia. Via. Via sedia. Ok. Sangue ovunque. Qua c'è un armadio. E da quello che ho capito, in questo gioco, quando c'è un armadio, vuol dire che molto probabilmente ti dovrai nascondere, perché qualcuno vorrà incularti. Quindi io. Che c***o? Non c'è più olio? Vabbè, no, ce ne ho. Fanculo! Volevo che rimanevo senza olio, eh? Un foglio, un foglio, un foglio! Ok. Il mio nome è Willem. Casa di Jericho. Queste sono le mie ultime parole. La mia confessione e il mio testamento. 2 anni fa sono stato convocato a Castello di Bennebrook, come la maggior parte dell'aristocrazia. Ero curioso di sapere cosa volessi da me questo ipotetico cavaliere dell'ordine. E ho accettato l'invito. Bruno fu cordiale e mi fece una proposta. Mi resi conto che la natura del contatto era solida e che il motivo per cui era stato scelto era per le sciocchezze fatte in passato, non per gli onori che avevo ricevuto da quando ero un soldato. Dovevo sequestrare persone sane per soddisfare i suoi capricci e farlo senza fare domande. In cambio avrebbe avvalorato il mio carattere davanti alla corte reale, facendo avanzare la mia posizione all'interno della società nobile. Mi piacerebbe affermare che ho lottato per questa decisione, mi è arrivata rapidamente e accettata incondizionatamente. Da quel giorno ho portato i uomini, le donne e i bambini a Bennebrook. Non ricordo il numero, ma erano molti, forse perfino un centinaio. Nessuno di loro è stato più visto o sentito. Stanotte per ora ho invitato me e i miei uomini in cantina per festeggiare il nostro lavoro. Avevo i miei sospetti mentre scendevamo le scale, ma hanno insistito e sentito a noi per il medesimo. Il vino era buono e i miei uomini bevevano senza limitazione. Così inizia la posizione per i nostri peccati. Però noi ci ha rinchiusi ed è ritornato sopra. Perdonatemi per quello che ho fatto. Ero debole e sono sulla trappola diabolica. I miei uomini stanno annullando. La loro pelle è stata bruciata dalle loro stesse ossa aggrovigliate. Tendermente loro a rivoltarsi contro la loro natura. I miei occhi hanno iniziato a versare sangue. Io non posso più. Ed è crepato. Probabilmente mentre scriveva. Via. Oddio. Ho raccolto una cosa e non è successo nulla. Allora, i cosi lì per mettere gli ingredienti erano 4. Quindi solfuro di arsenio e acqua regia. Acqua regia, l'acqua per te. Vabbè, l'acqua regia c'è sta. Abbiamo la. Cazzo, saremo un rinoceronte al piano di sopra. Oh. Che platinette c'è al piano di sopra. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Usciamo dal brandello di carne. E di qua c'è un'altra door. Apriamo quest'altra door. Salve. Che cazzo? No, c'è una. Ma cos'è? No, c'è addosso il scarafaggio. Che schifo. Guarda. Oh, mi sono incastrato. Chiudiamo la porta, non si sa mai. Che qualche mostro voglia. Chiudi. Oh. Poi dici che in maleducazione sbattere le porte, ma se non si chiudono. Camadoro. Una botte contiene poche gocce di olio. Ti sei sprecato. Oh no, riempire tutta la lanterna. Vai a vedere poche gocce di olio. E schiacciarino. Questo è un castello. Un'ex fabbrica di schiacciarino. Su castello. Un martello. Ma io voglio la mia amica. Dov'è la scopa? Dov'è? No, no, no. Non c'è la scopa. Un'altra esca e un altro acciarino. Tanto per cambiare. Oh, un altro ingrediente. Che cazzo è?
Oh mio Dio, no! Mi è caduto un barile in testa, ahia! Dai, ma già ero drogato! Se mi cadono pure i barili in testa, Che? Daniel, t'hanna magni cane però, Cioè, ti svegli. Che cazzo, vabbè. Salve. Guardate i funghetti con la visuale di Daniel. Dettagli delle conduzioni, vabbè. C'ho l'autoano e va tutto bene, yeah, a meno si evita qualcosa. Allora abbiamo 3 ingredienti, ne manca uno. Quindi non è successo niente, mi sono solo cadute in testa un paio di travi. Ma siamo chiusi dentro. Tieni il tasto left mouse e muovi il tasto WASD per spingere. Sono troppo potente. Suosayam! Te l'ho fatta. Vai Daniel, trasformati in Super Saiyan. Daniel, wasa. È bloccato. Wasa, no. Da che ca. Sono Daniel Super Saiyan. Dai. Ok, abbiamo quasi liberato la porta. Ok, abbiamo liberato la porta. Sono fuori. Ok. Perché sei tipo drogato con il coso? Allora, vabbè, di qua abbiamo detto non siamo. È Daniel, però appena spengo un attimo la torcia ti caghi in mano, cioè. Allora. L'ultima porta rimasta è questa. Sì, perché ci sono tutti questi barili. Allora, l'ingrediente è qua. Però io sinceramente ho un po' paura. Quindi facciamo una cosettina. Penso sia intelligente, ma se sarai idiota non c'è nulla da meravigliarsi, soprattutto se state guardando questo canale. No, vabbè, scherzo. Allora, mettiamo i barili qua. Mi sono fatto il mio rifugino. Raccogliamo. Via. Che è successo? Che? Perché il mostro tipo ruttato? Via. Andiamoci. Cioè, io sono andato. Non ho raccolto gli ingredienti, perché il mostro ha ruttato? Che poi spero di averli raccolti tutti. Sì, perché quando succede sta roba. No! Che cazzo, Spider Maestro ovunque! Daniel, ti sei fatto male? Va tutto bene, un leggero male. Daniel, vinci, vinci, convivinci! E ti passa, non ti preoccupare. Ok, abbiamo 1, 2, 3, 4. Dovremmo andare adesso nel laboratorio per creare l'ingrediente segreto che non è l'amore, ma serve a sciogliere lo spider mestro. Andiamo avanti. In questo episodio non è successo ancora nulla di così pauroso. Quindi diciamo che per il momento sto giocando un po' alla Take It Easy. Ahia! Beh, sono coglione. Mi butto giù dai balconcini qua. Scendiamo. Che sto si suona. Bene. In effetti si. Sì. Che ca. Perché sento dei bambini che. Che cazzo. Ok. Oh. Che cosa è crollato? C'è un terremoto per aver appoggiato una bottiglina sopra un mischia drobo qua, come cacchio si chiama? Cioè, sto castello fa cagare veramente allora. Scusate se te lo dico, Gio Paperone, ma sto castello fa cagare per davvero a sto punto. Nessun oggetto da usare. Ma che cazzo? Cioè. Cioè, tu accendi di candela. Che devo fare? Me l'ho messo tutti quanti gli oggetti qui, sì.
Abbiamo acceso il fuoco. Ok. Apriamo anche quest'altra. No. Ok. Apriamo anche quest'altra. Oddio, c'è il terremoto. Sta uscendo la roba. No, perché non me la fa usare? Ma perché? Ma dai, zio Paperone. Ma è cattiveria questa, su. Vabbè, rifacciamo. Giù. 3 and 4. Yeah. Ci deve essere uno già. Che cacchio ci sto mettendo secondo te? Porca pazza. Contiene della sostanza chimica. E questo? Porca di una. Ma non è che devo mettere prima, tipo, no? Sì. Ma vaffanculo, va, dovevo metterlo prima. Bene. Fanculo a me stesso, tranquillamente, proprio per quello che è appena accaduto. Apriamo tutti i termo cosi che cosiggiano. Ok, contenitore di acido. Dell'acido alla fine, no? Boh. Va bene ragazzi, purtroppo il tema a nostra disposizione è terminato e nel prossimo episodio andremo a rompere il maestro, lo spider maestro che si trova giù per entrare nella raffineria. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale, suggeritelo ai vostri amici e ciao ciao ciao!